Salve onorevoli, siamo qui su Gothic 3, un nuovissimo episodio. Nello scorso episodio abbiamo visitato tutte le miniere, abbiamo fatto un gran bottino. Eravamo arrivati alla bellezza di 36 pepite d'oro, tralasciando quelle 50 che abbiamo dovuto lasciare al nostro amichetto. Però dobbiamo dare una lezione a Mirzio, quindi svegliamo le spade. No, Mirzio. Ah, e poi tu hai un'altra pietra del teletrasporto. Ma ti spiace se per caso io ti rubo le cose? Si accorge nemmeno. Via tutto. Oh, my Fanculo, si è skull. svegliata. I'm sure you still got things to do. You had better not disturb me. Stop! More and more of our people's valuables are disappearing. I bet you are responsible for that. Scusa. I don't know what you're talking about. Don't cause any trouble here. Got it? If this goes on, we will hold you responsible for everything. Ok. Quindi direi di sparire. Andare a avvisare il nostro... No, non era lui. Era quello nell'arena. Vediamo se ci dà quell'unico punto che ci serve per andare a visitare gli sciamani. Così, nuove missioni, nuove cose, bla bla bla, solite robe. Mirzo ha avuto ciò che si meritava. Mirzo got what he had coming. Amazing. I never thought you had it in you, Mora. I won't pay big for this. No. Non mi serviva dell'oro, dello stupido oro. Signori. Momento che ricarico. Signori, rieccoci. Mentre giravo disperato tra i boschi, ho ammazzato quattro ogre che stavano lì di fronte, niente di che. Ho trovato questa, che doveva essere la caverna che si trova a sud, quella abbandonata, dove sta Erba del Regno e Acetosa Reale. Ora direi di esplorarla con voi e vedere cosa troviamo dentro. Apri un po'. Succede a quattro soldi, che però fan sempre bene. Vediamo giù di qui. Forziere. Che cazzo ho visto? No, 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 come lo butto giù? Gnam. L'unica cosa che mi viene in mente da fare. Facciamo quasi un cazzo, però meglio di niente. Corri, corri, che questo cosa ci prende una botta e ci butta giù. Mana finita, puttana Eva, proprio ora mi doveva finire il mana. Caputtana, non è che si leva dai coglioni. Mana di merda! Avrò avuto l'esperienza, però mi accontento, signori miei. È stato bello tosto da buttare giù, spero sia l'unico golem. E la cosa più comica è che non mi ha buttato, cioè loro... Con un attacco ci butto. Questo campo mica l'avevo visto. Dicevo, loro con un colpo ci buttano direttamente giù. Noi invece, cioè gli orchi invece belli tosti, resistenti. Frecce esplosive. Dobbiamo svilupparci per forza nella magia. Un po' in magia ci dobbiamo sviluppare. Per forza. Ma in questi casi che facciamo? Non abbiamo nessun'arma contro i golem. Negli altri Gothic c'era almeno il martello per i golem. Qui non c'è. Porca puttana. Quindi ricapitolando. Ora speriamo che la miniera. E devo voluti distruggere anche questo, dimmi che minerale. Sì. Vieni, vieni. Nothing to be had there. Come vedete si può minare una sola volta, per questo ho sviluppato la cosa per
cercatore, perché quel poco di minerale che prendiamo possiamo prendere una sola volta. Non era come sempre in Gothic 2, nell'espansione Jarkendar si poteva minare più volte. Qui una sola botta si può fare. Che è suonata così è molto ambigua come frase, però capite, mi riferivo al senso minerario della situazione. Quindi continuiamo. Cioè qui stanno tutte le vene di... Qui sta vene di zolfo, minerale, oro. Che altro? Come miniera non capisco il perché l'abbiano abbandonata gli orchi. Zolfo, oro. Magnifico. E lui? Mazin. What are you doing digging around here alone? Damn, it must be somewhere. Sei un Hashishin, vero? You're a Hashishin, right? Yes. And is that so unusual? Just watch out. If you touch a hair on my head, I'll tell my brother. Tuo fratello si chiama Mirzio? Is your brother called Mirzo? I see you've already had the pleasure of meeting him. Then you also know what will happen if you bother me while I work. Cosa stai cercando? What are you looking for? Artifacts, you lunatic. What else? Beat it! Mi sa che abbiamo svelato il piccolo segreto del nostro amico. Infatti c'era la missione del segreto. Veniamo tutto questo oro. 4 pepite d'oro. Vena d'oro. Veniamo questo oro. Altre 4 pepite. Ok, degli artefatti, ma io non ne vedo traccia. Mina, dai. Quindi, qui che abbiamo? Se si lamenta che stiamo rubando, lo picchio. Dato è solo. Quindi questa era l'ultima miniera di Gilden, come si chiama. Diciamo un bel po' di miniere, 4 se non erro in totale. Vedrei di tornare un attimo a Gelder si chiama. Andiamo a avvisare il nostro amichetto che è stato scoperto. Quindi quella miniera non era più inattiva, è ancora attiva. Ma che cazzo... Michael Jackson ti fa una pippa. Don't cause any more trouble here. Tranquillo. Fatto ciò. Era qui, ma mi sa che era qui in fondo. Mirzo. Sono qui per... hai lasciato tuo fratello Mazin a scavare artefatti alla miniera abbandonata? You let your own brother Mazin dig up artifacts in the abandoned mine. How in Beliar's name did you find out about that? The poor devil is digging his hands raw out there so that you can make a profit here. Psst, not so loud. You don't have to let everyone know. I'll pay you a pretty sum if you keep it to yourself. Here, take this, my friend. The orcs mustn't know that the abandoned mine to the north is productive again. If they find out, they will reoccupy the mine. Then I would be ruined. Ok, abbiamo proprio la missione pure. Ti spiace se uso un attimo il tuo letto, allora? Sti porco Giuda di cani, oh. Credo che voi li sentite, credo che voi li sentite, nonostante dovrei chiudere la finestra, ma ragazzi, comprendetemi, morirei di caldo. Fatto ciò, vediamo di...
Andiamo ancora a trovare l'ultimo anello. E questo? We'll talk later, Mora. Momento che salvo. Questo scantinato non l'avevo per niente visto. Il momento che salvo, signori miei. Eccoci salvato. E se io scassino di fronte a te, te la prendi? Non potresti chiudere la porta, non so. Chiuda sta cazzo di porta. No. Ecco il fottutissimo elmo del primo paladino. Io che stavo morendo a cercarlo. Se faccio così. 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 Una chiave. Faccio così. No, 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 no. Ah, non dice niente. A sto punto. Tutto a posto, amico? Don't get yourself killed. Benissimo. Allora, fatto ciò. Vediamo di... abbiamo trovato una chiave. Vediamo l'elmo. Protezione energia, ghiaccio, fuoco, lancia e taglio. Va bene. Non mi posso guardare in faccia. Magari quando andrò a pregare un altare potrò riuscire un po' a guardarmi in faccia. Però immaginiamo qualcosa di meglio, eh. Però fatto ciò, direi che possiamo andare. Ci ho dato una chiave, no? Credo che io so già, ecco, chiave della tesoreria di Gelden, appunto, se non di cosa, signori miei, se non della tesoreria. Però credo che lì se rubiamo qualcosa si incazzino, quindi vediamo di fare un bel, bella dormita, aspettare la sera. Mezzanotte, ecco, eccolo che ci possiamo guardare in faccia. Abbiamo visto com'è l'elmo. Signori, si chiude il sipario e è ora di andare a nanna. Dai. Voi non chiudete il sipario? Come no? Ve lo faccio chiudere io il sipario. No, però giusto, giusto tu. Dai, ricompreremo delle altre. Momento che salvo, signori. Eccoci signori, apriamo la porta di fronte agli orchi per vedere se succede qualcosa. Sì, ci guardano. Quindi dovremmo fare una cosa veloce. Del tipo... Ma non credo serva. Io faccio finta di niente, no? Mi intrufolo in modo un po' più silenzioso del solito, passandogli da dietro. Non mi dovrebbero riuscire a vedere, giusto? Fantastic. E qui dimmi che è quello che penso di me. Sì! Ti adoro. Giro alla fine. Moneta, tesoro, oro. No, 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 di nuovo. Chiudi. Tutti i soldi che abbiamo persi li abbiamo riguadagnati. Pipa. Mettiti in prima persona. Sì, ecco. Non ti lascio niente. Qui è tutto mio. Vai. Ma proprio di cattiveria.
stanno guardando, vero? Fantastico. Chissà quanti soldi abbiamo raccimolato tra questa e l'altra rapina. Cioè, poi noi vestiti così sembriamo cazzo di buffoni. Ero salito perché pensavo potessi fregare le pelli e muori. Uninteresting. Bene. Fatto ciò, direi di fare un bel teletrasporto per evitare ogni sospetto. Stop! You are wanted here for theft. Corrompiamo. Let's forget the whole thing. No! You dare to rob me, Mora! Affanculo, ti devo pure affrontare. Vabbè, comunque è comodo, perché così ora buttiamo per terra lui e possiamo rientrare in città come uomini liberi. No, avvicinati. E c'è bello. Gotcha! Oh, che mira di merda. Dai. Mi dai tutto e prendo anche la tua bellissima ascia. Se arrivate 10.000 e passa, se io rientro in città mi dovrebbero amare come prima, giusto? Solo lui mi dovrebbe odiare. Don't cause any more trouble here. Dai, tutti quanti mi odiano. Andiamo. In ogni caso, diamo gli anelli a Cicciobello. Why did you wake me? No, hai fatto la cazza. Get your hands off of that! Lo sapevo che la cazza te la doveva fare. In ogni caso, signori, ripensandoci, ricarico la partita che ho una mezza idea. Rieccomi allora, signori, cosa ho fatto? La cosa più stupida. Semplicemente, dopo che ho rubato tutto quanto, ho detto, ho inventato la scusa, no? Cioè l'opzione scusa, e me l'ha accettata, signori miei, contro ogni probabilità, me l'ha accettata. Quindi ora, ricapitolando, questo episodio sta durando tantissimo, effettivamente mi è durato 3 giorni reali, nel senso che ho distribuito per 3 giorni questo episodio. Ora, dai una lezione a Mirzio, L'orco pigro, ammira l'audace commerciante di artefatti tra gli schiavi, mobilita gli abitanti, porta nel mocca l'artefatto delle rovine a nord, racconta gli orchi della miniera abbandonata a nord, uccidi il druido, Vasidoro per l'Arens. Allora, a sto punto, vediamo effettivamente di dare una lezione al nostro amichetto, a Shishin. Why have you woken me? Sono qui per prenderti a pugni in faccia in nome di Agenak. I'm going to punch you in the face a few times now in the name of Agenak. Aren't you the bold one? All right then, show me what you're made of. You are no challenge for me. Show him! Figlio di puttana. Yes! Don't hold back! Stronzo! Yeah! Cioè, mi fotte tutte le difese, signori miei. È abissalmente stronzo. Momento che ricarico. Signori, eccoci nel mentre è iniziata a piovere. Allora, Mirzio, sono qui per prendere il mio in faccia. Bla 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 bla. You are no challenge for me. Yes! Don't hold back! Yeah! Dai, un colpo. Un colpo. Tiè. Poi ti piglia tutto. Che ora possiamo? Prima che si riprenda Cicciobello. Prendi tutto da Mirzio. Potere di Ashishin. Ecco, tiè. Ti ho saccheggiato la vita proprio. La vita gli ho succhiato. E quindi, aspettiamo 3 secondi che si riprende. Il letto non ce lo fa usare, però noi ci frega poco. Allora andiamo a avvisare il nostro amico... come si chiama?
I hope you have a good reason for waking me, Mora. Mirzo got what he had coming. Amazing. I never thought you had it in you, Mora. I will pay big for this. Grazie. Abbiamo fatto pure quest'altro. Ora. Signori, momento che arrivo perché vado a Cape Dune a trovare un letto, dormo e ci vediamo domani mattina videoludica, virtuale più che altro. Allora signori, eccoci. È giorno. Però le guardie all'ingresso mi hanno fermato accusandomi di nuovo di furto e mi sono giustificato dicendo semplicemente scuse. Però questo mi fa salire un attimo il dubbio, perché in caso noi ora dobbiamo rubare 6 vasi d'oro, se li rubiamo mi sa che la prossima volta non avremo più le scuse, però chi se ne frega. In ogni caso, Nemrock, uno degli schiavi, sta commerciando artefatti rubati. One of the slaves is dealing in stolen artifacts. Who? What is his name? Hamel. He's just small fry. One of the alchemists in the city is behind this. Go and find out which alchemist Hamel is working for. La miniera abbandonata dopo tutto è ancora produttiva. The abandoned mine is still productive after all. How do you know that? Mirzo the Hashishin gets his artifacts from there. Not anymore. I'll put the mine back into operation. Very good work. Here is your reward. You earned it. Ok. Come scopriamo l'alchimista che sta dietro? Andiamo a parlare con Amil. Credo che lui ci dirà qualcosa di più. Show me. E come facciamo? Direi di provare a parlare con gli alchimisti. E più vicino è questo qui sulla torre. Uno degli alchimisti sicuramente sarà un alchimista umano, quindi metto fuori del gioco gli sciamani. Hey, it has come to my attention that the helmet of the paladin has disappeared. How very perceptive of you. I would pay whoever took it 2,000 gold coins to deliver it to me. Ah, ecco gli 7 anelli degli alchimisti. Here are the 7 rings of the alchemists. Finally, I'm back in business. I will give you the minimum amount of gold they will fetch on the black market. All right? E dov'è l'altro? Where else are there items to be had? They say many treasures are hidden in the castle of Gotha, but I've never been there myself. I see. No, l'elmo me lo tengo, sinceramente. Magari quando troverò qualcosa di meglio glielo venderò. Fatto ciò, poi qualcosa mi dice che l'elmo è scomparso. Ce l'ho in testa, demente. Conosci uno schiavo di nome Amil? Do you know a slave named Hamel? I don't know him. Well, well. All right, I admit I know the fellow. He works for me. Hai ordinato uno schiavo di rubare per tuo conto. You order a slave to steal for you? He doesn't do it just for me. As far as I know, he also sells the stolen stuff himself. Non hai paura che gli orchi scoprano cosa tu stia combinando tu e Amil? Aren't you afraid that the orcs will find out what you and Hamel are up to? No, the orcs need me here. Hamel is the only one who has anything to fear. He is expendable. Prima di tutto vediamo quanto 74. Non li voglio consumare ora per la resistenza ai veleni. Però perché comunque un domani dovremo combattere contro gli Ashishin sicuramente, quindi devo vedere di prepararmi. Quindi signori, un attimo salvo e ci vediamo appena ho salvato. E eccoci. Parliamo con Nemork. Amil ha ricevuto l'ordine di rubare artefatti dall'alchimista per... Perator the Alchemist has ordered the slave Hamel to steal artifacts. Ah, yes. Perator and Hamel, you say. That's good to know. I'll make the necessary arrangements to put a stop to it. Good work. Carry on. Ma se ora io parlo con lui... Cosa dirà? Perché...
certo, la sua frase mi dava molto di tipo dire sì, ok, bel lavoro. Non gli farà un cazzo. Appunto, era quello che pensavo. La sua frase era tipo sì, bel lavoro, ma ora fatti i cazzi tuoi, me la vedo io, eh. Molto probabilmente andrà così. La macina ancora troppo pesante, sicuramente. Ora vediamo, posso parlare come posso vedere il vostro capo Grock adesso? Can I see your leader Grock now? You have done a lot for Gelder. You can go see him. Ok. Lui è un guerriero, pensavo che sono una parte. Stop! Not one step further. Fammi passare. Let me pass. You can go in. Grock. Tell me what you want and then go away. I haven't got time. Come vanno gli scavi? How are the excavations going? Have you come to mock me, Mora? You can see for yourself just how arduous our excavations are. Every orc in this country is looking for the divine artifacts. We are digging up tons of garbage from the tunnels in the area. But there's almost nothing that would be worth more than what they pay for it in the market. I maghi del fuoco stanno cercando alcuni vecchi artefatti che chiamano calici di fuoco. The fire mages are looking for some old artifacts they call fire chalices. I've heard of those. I certainly hope they haven't found all of the chalices. I would feel more at ease if we could get a hold of them. Cosa sai degli artefatti divini? What do you know about the divine artifacts? So far, the significance of the divine artifacts has not revealed itself to us shamans. The only person who seems to know more about this is Zardas himself. Dove stai cercando gli artefatti divini? Where are you looking for divine artifacts? That's no secret, Mora. We are searching through every temple of the Ancient Ones. If you want to know exactly where those are, look at this map. We follow every clue from old writings and legends, no matter how small. Prima di continuare questo dialogo, signori, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.